Buongiorno, buongiorno. 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 Adesso la mamma porta Ricky all'asilo. Dai, andiamo. Andiamo. Chiama l'ascensore. E la mamma va in palestra. Lo sai? Sì, Carolina. Come mi chiamo? Che faccino, mio amore. Sì. Io sono pronta per andare in palestra a fare la mia sessione. Cosa c'è? Cosa c'è? Dai, andiamo. Buongiorno ragazze, Buongiorno ragazze. benvenute in questo nuovo video Fit Vicky, dove oggi vi mostrerò il mio allenamento, ma anche il mio primo cosa mangio in un giorno, versione fit. Quindi, what eat in a day? Adesso porto Ricky subito all'asilo e vado a fare la mia sessione di asilo, la mia sessione di allenamento, non la mia sessione di asilo. Ho appena finito la mia sessione di cardio, ho fatto mezz'oretta con un battito cardiaco moderato, non ho fatto salire troppo i battiti, perché me l'ha detto Pablo, io invece li facevo salire, invece mi ha detto guarda che devi rimanere entro sui 140, non superarli. Quindi stiamo facendo questo test e vediamo, adesso faccio 5 minuti di scarico e poi torno a casa a fare colazione e mi faccio i pancake che ho fatto ieri, che ho messo su Instagram, che sono buonissimi. Mi sono venuti buonissimi con una crema di cioccolato, ovviamente cioccolato tra parentesi, molto buoni, con le noci, non le nocciole, stra buoni, me li voglio rifare uguali, identici. Della colazione, mi sono fatta subito la doccia che è un toccasana subito dopo cardio. Adesso mi faccio il pancake, vi faccio vedere il procedimento, ma è sempre lo stesso: albume, farina d'avena. Adesso ci metto anche, questa volta ci metto anche il quark, che l'altra volta non ce l'avevo. Questo qua è 0,2 di grassi, di massa grassa. E sì, per fare il pancake utilizzerò questi ingredienti. E invece per fare la cremina, dopo ve la mostro cosa andrò poi a metterci dentro. I miei ingredienti qui nella ciotola, adesso vado a mischiarli, però prima di mischiarli volevo aggiungere due ingredienti che mi avete suggerito in tantissimi anche nell'ultimo video dove vi avevo fatto vedere la mia colazione. Intanto sentite le goccioline del lavello che sono un po' fastidiose. Comunque volevo aggiungere un pochino di bicarbonato e anche un cucchiaino di limone per vedere se i miei pancake crescono in termini di altezza. Non me ne sono mai fatta un cruccio perché a me piacciono sottili, non mi fanno, cioè mi piacciono, quindi li ho sempre fatti così, non ho mai cercato un modo per farli più alti, insomma. Però vabbè, oggi che ci siamo qua in questo video, what eat in a day, questa pronuncia what eat in a day, tipo robotica, voglio provarlo, proviamolo, che ho sempre detto voglio provarlo, proprio provarlo, vediamo se questi pancake crescono o rimangono slim, super slim.
Allora, intanto che cuoce il mio secondo pancake, il primo l'ho già tirato fuori, ma come vedete non è alto, c'è qualcosa che non torna, mi accingo a fare la mia cremina che utilizzerò come topping e vado a utilizzare metà banana, metà la conservo per domani o la do come merenda a Ricky. Vado a utilizzare poi 10 grammi di questa cioccolata, chocolate dip di Weldon Farms. Vi faccio vedere i macro di questa cioccolata. E perché l'ho acquistata? Perché si può utilizzare in moderate dosi, si può utilizzare, e quindi vado a utilizzare 10/15 grammi di questa, la vado a mettere qua, prima schiaccio questa, aggiungo questa e poi come cosa finale vado ad aggiungere queste noci, le vado a schiacciare un pochino o con le mani o comunque con un cucchiaio e poi vi faccio vedere il risultato completo. Ecco qua il mio topping, è buonissima, è veramente buonissima. Vi faccio vedere bene gli ingredienti. Vedete che questa chocolate dip ha proteine zero, zucchero zero, fibre zero, è tutto zero praticamente, è come mangiare il niente, è fatta col niente, è fatta con l'aria praticamente. E l'ho provata, è la prima volta che acquisto qualcosa di questo marchio, penso sia americano, esiste da anni e penso proprio che il mio pancake è pronto perché è fumante. La mia colazione è pronta, finalmente si mangia. Ecco qua i miei due pancake con topping e ovviamente il mio caffè. Poi un mandarancio che mi piace tantissimo, per quello rimango bassa come con la banana, che ne ho preso solo 50 grammi. E poi il mio multivitaminico My Protein e calcio. Un bicchiere d'acqua così non me lo scordo. E buon appetito! Allora, è ora di andare in palestra, devo andare in palestra a fare workout e oggi devo allenare per la prima volta con la scheda nuova le gambe, la parte posteriore, cioè sta arrivando Romeo, perché mi sono preparata il mio spuntino, perché prima di andare in palestra mi faccio sempre un pre-workout e adesso vi faccio vedere cosa mi sono preparata. Allora, in verità all'inizio volevo farmi uno shaker proteico, queste sono le mie proteine che sto utilizzando, queste qua della Shitec, che con cui mi trovo veramente molto bene perché hanno dei valori ottimi. Queste qua sono quelle di DM che avevo preso a Milano e che ho finito, ho tenuto la scatola solo per farvela vedere, e queste le adora Ale perché sono al cioccolato e le adora perché con il latte vengono tipo latte Nesquik. E alla fine però ho optato per una soluzione più salutare, mi sono fatta due scatolette di tonno, queste sono al naturale, le ho condite io con delle spezie, quindi della paprika, no, questo è del chili dolce, questo qua di Tiger, ci ho messo un pochino, mi piacciono molto, dovrei andare da Tiger a prendere un po' di spezie, e poi ci ho messo del pepe perché a me piace pepato, e poi ho preso due o tre noci, proprio un pre-workout, quindi proteine dei grassi di origine vegetale. Questa sarebbe stata una soluzione molto più veloce, però io le proteine le tengo solo quando non ho tempo, oppure queste sono ultimamente il mio pre-nanna, perché come proprio ultimo pasto, perché come vi dicevo hanno dei valori veramente ottimi, cioè hanno veramente solo proteine. Adesso se mettesse a fuoco, riuscite a vedere, sono quasi le migliori che ho provato fino ad adesso sono queste qua, perché vedete che su 22 grammi, che è una porzione, hanno 20 grammi di proteine, zero carboidrati, zero zuccheri, zero, tutto zero, quindi queste per il pre-nanna sono ottime. Infatti quando avevo anche queste qua di DM, queste qua le utilizzavo di giorno, mentre queste qua le lasciavo sempre per la sera come ultimo pasto. Quindi adesso mi accingo a mangiare il mio piccolo snack prima di andare a fare gambe. Vi faccio vedere anche gli esercizi nuovi che ho in scheda, praticamente sono pochissimi rispetto a prima, però ve li faccio vedere, sono due esercizi fondamentali ed è anche cambiato il numero di serie che devo fare, il numero di ripetizioni, quindi sono molto curiosa di vedere se ce la faccio soprattutto.
Prima di andare, ovviamente, caffè. Mi faccio il mio secondo caffè della giornata, così almeno riesco anche a contarti, visto che ne faccio, ne abuso. Bevo il caffè, mi lavo i denti, metto il burro cacao e poi scappo in palestra. Ho già addobbato la mia macchina, il mio primo esercizio sono hyper extension con pesi, 6 serie. Io mi sono appena riscaldata e adesso inizio a fare le mie 6 serie da 12 ripetizioni l'una. Le mie 4 serie di stacchi
e si vedeva che era la prima volta che lo facevo perché è cambiato il numero delle ripetizioni. Devo fare 4 serie da 50, io ho sempre fatto 10 ripetizioni, infatti ho tipo diminuito il carico, ma l'avevo diminuito all'inizio male perché avevo lasciato tipo 30, avevo fatto 32 kg, ma era troppo, infatti dopo la 20esima ripetizione, 25esima non ce l'ho più fatta e ho dovuto diminuire, e infatti l'ho fatta, ho fatto poi le altre 3 serie a 22 kg, e così è fattibile. Adesso poi piano piano con le settimane cercherò sempre di aumentare i carichi. Benedetti siano i miei ganci per gli stacchi, sono davvero fenomenali questi, grazie a Silvia che me li ha consigliati, perché cambia tutt'altra cosa, perché dopo un po' ti non hai proprio il grip, la presa non ce l'hai più. Finisco il mio allenamento con 30 minuti di cardio a 140 come quello del mattino, attivo il mio cardiofrequenzimetro e vado a sgambettare, non vedo l'ora di mangiare, ho già fame. Finito il mio allenamento, finito tutto. Allora, con il senno di poi devo dire che potevo aumentare il peso con gli stacchi se me lo gestivo bene. Secondo me la prossima volta riesco ad aumentare un pochino, perché scendere da 32 a 22 con 10 kg, magari potevo mettere un 5 kg in più, non so, vediamo pian piano. È che ero un pochino intimorita oggi, sapendo che era comunque 50 ripetizioni, una scheda, comunque un programma nuovo, e avevo un pochino di timore, non so, sapete, tipo il primo giorno di scuola, e quindi ero un pochino intimorita. Secondo me la prossima volta già riesco a caricare un pochino, anche con l'hyper extension, perché sono arrivata a fare gli stacchi già bella provata dall'hyper extension, dalle 6 serie di quello, e quindi avevo i lombari e la parte, no, i glutei no, e parte dei femorali abbastanza provati, quindi non so, provo a chiedere a Pablo se invertire, fare prima gli stacchi e poi hyper extension, in modo da spingere di più negli stacchi. Vediamo, adesso provo a scriverli, perché tanto ci sentiamo tipo tutti i giorni, mi chiede costantemente, tipo stavo la mattina, mi chiede cardio, hai fatto? Perché poi lui torna tardi dal lavoro, quindi torna qua in mattina, poi con il fuso orario, mi chiede subito, Vittoria, quindi sì, cardio, com'è andato? E vabbè, comunque oggi che era la giornata di gambe che aspettavo di più è andata. E vediamo settimana prossima, secondo me riesco già a caricare molto di più, speriamo. Qua c'è vento, adesso vado subito a mangiare, quindi prima mangio, e avevo già messo le verdure a cuocere, ho fatto i broccoli, li ho messi a cuocere, ho fatto anche le verdure per stasera, perché è la parte che mi prende di più, quindi quando li metto tutto, perché così lavo, faccio tutto. Adesso vi faccio vedere, mangio e poi faccio la doccia, perché dopo workout, allenamento con i carichi, devo introdurre subito la quota proteica, perché così mi è stato detto, io ripeto a pappagallo, no, perché comunque i biscotti e i muscoli hanno bisogno subito di proteine per andare a ricostruire il muscolo, quindi non devo far passare troppo tempo. È ora della pappa, finalmente, non ce la facevo più, guardate che piattone gigante che mi sono fatta. Allora, vediamo di descriverlo al meglio delle mie possibilità. Qui abbiamo un misto di cereali, quinoa, riso integrale, avena, segale, un misto proprio di cereali integrali che mi piace tantissimo, che vi avevo fatto vedere anche nello svuota la spesa, l'ultimo che ho fatto bollire direttamente con i broccoli, infatti si è creata tutta questa roba, cioè non sono tutti cereali questi qua, ma sotto ci sono due bei broccoloni giganti che sono veramente ottimi come verdura perché sono ricchi di minerali. Adesso ogni tanto l'obiettivo si appanna. E invece dall'altra parte abbiamo il mio pollo che ho fatto in padella senza olio, in padella antiaderente, anche se con i forni a induzione purtroppo tende la dispersione del calore non è uniforme, e ci ho messo spezie, tra cui la curcuma e il pepe, che non può mai mancare. E poi qui ho la mia acqua con la mia vitamina C, che prendo sempre post workout, e quindi buon appetito.
quasi dimenticando di assumere la mia dose di omega 3 giornaliera. Queste sono quelle che ho preso da DM lo stesso giorno in cui c'è stato l'incontro con Trucchine, con tutte le Trucchine e le Saidorine. Eravamo andate tutte insieme da DM e io ho preso queste qua che mi ha proprio consigliato Paolo, perché era andato proprio ad analizzare tutti gli integratori che sono venduti da DM e mi ha consigliato queste qua, che praticamente costano pochissimo, veramente tipo 2 euro, 3 euro, e sono lo stesso marchio della vitamina C che ho già preso, solo che mi stavo dimenticando questa, quindi adesso mi bevo la mia omega 3, la mia dose di omega 3, e poi vado a farmi la doccia finalmente. Però sono sazia e sono ben soddisfatta. Allora, per cena ho tirato fuori la mia regina vaporiera. Questa penso sia l'acquisto più intelligente, uno degli acquisti più intelligenti che io abbia mai fatto, dopo la palette di Huda Beauty, la Rose Gold. Ecco, dovevo tirare fuori un po' di mia frivolezza. Questa io la adoro, ci ho messo dentro del merluzzo, su tutti i 3 piani ho del merluzzo, con un pochino di sale e un pochino di prezzemolo. Poi quando finirà la cottura ci metterò un pochino di limone fresco spremuto. Questo è merluzzo per tutti noi 3, quindi Ale e Ricky. Ricky adesso mangerà prima, infatti è quasi già cotto, mancano pochi minuti, 5 minuti. Ricky mangia prima perché va a letto prima, che domani si sveglia presto per andare all'asilo. E noi poi mangeremo questo con un contorno di verdure. Adesso vi faccio vedere poi la mia cena. Ecco qua la mia cena di oggi: merluzzo al vapore con le verdure spadellate. In verità sono solamente peperoni e cipolle che ho messo proprio a fuoco leggero, leggero, già da metà mattinata. Mi piacciono da morire perché poi lasciano questo sughettino buonissimo. Guardate, questo sughettino è qualcosa di pucciosissimo, e senza nessun goccio d'olio. L'olio lo aggiungo, cerco sempre di aggiungerlo a crudo sopra, e l'ho aggiunto qua sul pesce perché queste in verità non necessitano, perché sono veramente gustosissime, lasciano proprio, sembrano caramellate. E ci ho messo peperoni e solo una cipolla, e poi sale e pepe, e poi un pochino di prezzemolo solo sul merluzzo. E niente, adesso buon appetito a me, ci vediamo dopo con l'ultimo spuntino della giornata, che è il pre-nanna. Ultimo spuntino della giornata. Allora, già ho messo l'acqua dentro al mio shaker e vado a utilizzare queste proteine, quelle che vi ho fatto vedere stamattina. Queste sono le zero Sugar Fat Isograte di Shitek, gusto vaniglia se non mi sbaglio, sì, è vaniglia flavor. E ho già misurato un misurino. Questo sarà il mio ultimo spuntino della giornata, che io chiamo pre-nanna, anche se io preferisco sempre farmi uno yogurt greco perché lo preferisco, però come ultima quota proteica della giornata mi prendo uno shaker, e questo qui vi avevo fatto vedere i valori stamattina, sono veramente ottimi. Ora lo shakerò bene e me lo bevo tutto e mi vado a mettere a letto. Niente ragazze, questo video è terminato, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace questo genere di video e ne volete vedere degli altri, e noi ci vediamo domani domenica alle 21:30 con la diretta. Ciao!